Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta, grazie alle immagini di Francesini dal comunale di Villa Cidro per raccontarvi la gara tra Villa Cidrese e Ossese valida per la 14ª giornata del campionato di eccellenza. Iniziata Villa Cidrese-Ossese di lusso, anticipa tutti, prende spazio sul fondo, mette dentro il cross che diventa quasi un tiro in porta. Poi riapertura per Zinellu, vediamo se riesce a mettere dentro un pallone interessante. Ancora Zinellu, Zinellu direttamente in porta, in due tempi, controlla Chiriti. Tutto infortunio, attenzione qui a Cirronis, Cirronis in area di rigore, calcio alto. Arriva il cross, Chelo la sponda per Virdis, che da ottima posizione trafigge Chiriti. Fa festa l'Ossese che sblocca il match a Villa Cidro dopo 5 minuti con la sponda di Chelo per Virdis. Si accentra De Martis, cambia lato dove c'è Mudadu, posizione regolare. Mudadu vuole il tiro ad incrociare, palla non troppo lontana, aveva qualche difficoltà nel volo. Muscas mette dentro il cross per Palermo che di testa non trova la girata giusta. Entra in area di rigore Chelo, la mette a rimorchio per De Martis, Chiriti, ancora De Martis, palla che resta lì, Zinellu e poi Chiriti può andare da Muscas in area di rigore, Muscas mette dentro il pallone per Diego Pinna, vuole spazio per il tiro che non c'è, allora va da Palermo in girata. Due davanti, riesce a mettere dentro il cross, Palermo, palla buona per Aru, Aru, e c'è il gol di Massimiliano Aru, pareggia la partita. Il classe 2004, una serie di rimpalli all'interno dell'area di rigore. Alla fine il tocco vincente è il suo, va a prendersi tutto l'abbraccio della panchina. E 1-1 Villa Cidro. De Martis, che da lì mette sempre cross interessanti, infatti così è per Virdis. La girata di testa è sul fondo. Arrivato il fischio sulla battuta di questo calcio d'angolo, poteva essere sicuramente battuto meglio. Finisce ora la partita, finisce 1-1 tra Villa Cidrese e Ossese.